54 Network da Sanremo, Piazza Colombo, il festival raccontato anche da noi, Luciano Procopio, Demetrio Malgeri, Rossella La Face, tutta la squadra al completo, della radio, con noi ospite in studio Davide De Marinis. Morandi, Morandi, portami a Sanremo. Però io prima ho chiesto a Davide di seguire, mi ha mandato una canzone a Gianni e Gianni si era un po' tirata, da Doada, la canzone così. Dai, possiamo? No, non posso. Dai, aspetta. Morandi non ha raccolto, ma noi vorremmo seminare. una piccola chicca, giusto. Magari la sente, ti chiama sul palco questa sera. Vieni a cantare, dai. Gianni, dai. Metti qua, prova il microfono. L'ho accordata la chitarra, dovrebbe andare un po' meglio. Ci siamo. Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormito bene, come stai? Non ti nascondo che io sono fragile, ma non mi arrendo e ti sorprendo. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi. Quante cose ti farei. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte, di giorno e di notte. Non mi tornano i conti, però. No, sì, non ti tornano i conti, ma in realtà c'è tutto dietro, c'è un meccanismo. E questa, credo che è una delle mie canzoni più belle, o perlomeno che a me piace un sacco, è che spesso quando canto in giro mi chiedono il bis, il tris, la quaterna. E che è una storia sanremese alle spalle. E che è una storia sanremese. Quella che ho presentato, le tre canzoni che ho presentato in questi ultimi due anni, erano tutte e tre molto più belle di questa. Quindi sì, ho usato questa come parametro di misura per far capire. E chi crede nella mia buona penna e nel mio buon modo di fare musica, mi capisce e mi crede. Ecco. Hai girato l'ostacolo in una maniera molto musicale. Diplomaticamente, musicalmente. Diciamo. Morandi non ha raccolto, in questo caso la mancata raccolta gli ha fatto male, perché veramente questa è una canzone che io ricordo piacevolissima, quindi presumo che ciò che avevi preparato sarebbe stato all'altezza. Poi ne avevo fatta un'altra che, guarda, questa qua avrebbe potuto sfondare, secondo dai, me. Ascoltiamo, però, ascoltiamo. Non lo so, è un po' monotona per certi aspetti. Fallo partire, vai. La faccio partire. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella che ti ho scritto una canzone. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, sì, da televisione, però un po' monotona, sai? Sì, io non l'ho mai sentita. No, secondo me dovessi mandarla a Morandi. Vediamo questa. Se può prendere piede questa canzone qua. Non lo so, poi ci mettiamo una cosa che tipo: ciao, vorrei fare 5 figli, adottarne 2 perché mi piacciono le famiglie abbondanti, generose ed ingombranti. Ho 2 sogni nel cassetto, Gianni, 3 nell'armadietto, Morandi. Mi vuoi portare qui a Sanremo, sì o no? Messaggio che oltrepassa subliminale, direi che è subliminale. Che dallo Stargate raggiunge l'Hotel Globo che sta di fronte. Senti, è bellissimo, dai, resta con noi fino a questa notte, cantiamo tutto il festival noi. Resta con me, non me la sa. Na, 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 na. Aspetta, facciamo una cosa. Studio 54 Neto. Studio 54. Aspetta, fammi vedere. Ok. Studio 54, portala Sanremo, portala Sanremo. Anzi, facciamo meglio. Studio 54, portami a Sanremo, portami a Sanremo, portami a Sanremo. Studio 54, portami a Sanremo. Ciao ciao ciao.
Vado dopo questa cosa, vado a parlare con Gianni, ci vediamo tra poco. Può, se ne può parlare, lo dico subito. Senti, invece lo chiedo anche a te, perché ormai su Adriano Celentano, sul suo sermone, poi questa sera ritorna. Sei forte, che dire, Celentano, Celentano ha fatto parlare, stasera torna, giusto? Sì, dovrebbe, dal 99% dovrebbe tornare, sì. Salvo che... Ma ho sentito oggi che ci sono dei problemi a livello con la RAI, che ci sono delle cose... Tra l'altro, infatti, volevo proprio agganciarmi a questo, pare, abbiamo sentito nella conferenza stampa un vero e proprio palleggiamento di responsabilità tra direzione RAI e direzione artistica, perché poi tutti vogliono raccogliersi gli onori sugli ascolti, sui contenuti invece ognuno vuole scaricare la responsabilità. Classico. Però la responsabilità di Celentano è indubbio, se tu lo chiami sai che Celentano ha questo tuo modo di essere, soprattutto se tu dice gli fai quello che, o non lo chiami, soprattutto se tu firmi il contratto fatto da lui, ne accetti l'esito, che è così. Davide, senti, invece hai sentito i giovani? Perché... Ma i giovani li ho sentiti, non per essere, cioè magari qualcuno può dire per forza non ti hanno chiamato a te e sei critico a 360 gradi. Magari mi sbaglio e devo riascoltarli, perché per carità a volte il primo ascolto è menzognero, ma anche lì non è che mi sono emozionato, cioè che mi sono, cioè a me, il ragazzo che ha vinto a 15 anni, a questo ragazzo canta bene, bravo, ha un bel viso, ma cosa gli è andato da mangiare? Cioè 15 anni, ma sembra che ne abbia 22. Cioè io che incomincio a diventare grande, cioè me la gioco vicino a lui, è un pochettino con la luce giusta. Cioè, questo è grandissimo. Cioè, io a 15 anni giocavo con le figurine, questo qua e qua, spesso di Sanremo. Ma, sai, ma sono, per carità, è un talento. Ci sono queste trasmissioni. Ma cosa ha fatto? Lui ha fatto un talento. Io canto. Che sono dei mostri veramente di bravura. Ma come qui è cresciuto? Sì, è vero. Cioè, ma questo è alto 2 metri. Sì, è tipo alto come Giovanotti. Ma a 15 anni? È così? Sì, è normale? Sì, assolutamente, proprio. La bomba d'ormoni. Sì. Assolutamente sì. Mentre a livello artistico in generale, non hai trovato quella molla che ti ha veramente fatto. Cioè io di solito sono molto propositivo e ascolto sempre le canzoni dei giovani anche gli altri anni, e ho sempre trovato delle cose interessanti. Quest'anno, ripeto, magari è colpa mia, non sono stato attento, però i vari passaggi sia dei big che dei giovani, a differenza degli altri anni, li ho proprio seguiti tutti. E non, così mi sembrava, come il periodo storico che stiamo vivendo, è un po' tutto sottotono. Cioè siamo in un momento di tra virgolette recessione. Secondo me anche del paese, anche artisticamente forse. Davide, noi ti ringraziamo per la tua performance. Grazie dello specialista. A Sanremo vado a parlare con Gianni, ma magari ragazzi. Gianni! Apri la finestra, Gianni, sono De Marinis. Da qui ti sei, siamo per voi che oltre a quelli che ci vedono, per quelli alla radio che sentono, non è che siamo pazzi che io urlo. Siamo proprio sotto l'hotel di Hotel Globo, 3 stelle. E ha risparmiato però, la finestra quella lì a sinistra in alto è lui. Gianni, ciao Davide. Ciao Davide.